proprio bello. Buonasera Mauri. Buonasera Mauri, cosa ne pensi dei mousepad raga? Sono bellissimi. Sono diventati in realtà, ragazzi. Basta musica. C'ha già parte che era finita. Sì, ma ormai era finita. Allora, ragazzi, sono addirittura messo i jeans per accompagnare questa maglietta. Raga, vi starete già chiedendo, la voglio anch'io, cioè dopo aver visto questa meravigliosa intro, assolutamente non premeditata. Raga, è tutto in descrizione. Andate nella descrizione e cliccate sul link per andare ad acquistare il mio merch. Raga, di corsa. Raga, non c'è tempo. Cioè, lo volete anche voi? È meglio se spingete sull'acceleratore. Caro Mauri, come ti senti ad essere tornato? Sono carico. Bene Mauri, è da tantissimo che sognavo di ripeterlo. Vai col primo video. Mio cugino gli regala un nuovo PC. Tra parentesi, finito benissimo. Bello, c'è anche l'autocensura, così non dobbiamo farlo noi. Sì, anticoppa automatico. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video. No, non sono Robix3, sono il suo editor e il suo cameraman. E in questo video voglio fargli un regalo. Che gentile. Dato che loro non hanno un computer dove possono editare video, oppure giocare a Minecraft o altri videogiochi. Altri video. Fortnite. Come potete vedere, questo computer è nuovo di zecca. Per giocare a Minecraft. Robix 3 e Nick 3 stanno di là. Ho portato le pizze, il controller. Le pizze. Vedi Mauri, il rider, oltre al computer, gli ha portato le pizze. È Deliveroo. Prossimamente porterà anche il mousepad raga. I tappetini raga, eh sì. Roberta! Roberta! No, devo dire Robix 3. Ti ho fatto... Una pistola, Mauri. Una pistola del nonno? Ti ho fatto una sorpresa. E tu, Nicola, alzati. Oh, è la mia aspirapolvere, Mauri. È quella? Guarda. Ragazzi, è questa, soltanto che, allora, il coso più lungo ce l'ho in cucina, qua, perché stavo aspirando tipo negli angoli, vedi? Roberta, questa era la sorpresa che tu mi avevi sempre chiesto. Amma l'audio. Apri gli occhi in tre. Ha già aperto. Apri gli occhi in tre. Scioccata. Con tutti i miei risparmi finalmente ti ho comprato un computer. Vabbè, ma che simp. No, dai. Lo dico, cazzo, siamo su YouTube. Ma la sì. Beh, è l'urlo di Munk questo. Sì. Prossimo video, Mauri. Il mio nuovo PC da gaming, Dur, nuova postazione. Mauri, cosa vedi in questa postazione? Analizziamo, allora, aspetta. Intendi il mouse thrust? Il triangolone di? Sì, e c'è anche un altro triangolone in alto a sinistra. Il bat segnale. Ah, madonna, non avevo visto quello. Il bat segnale della thrust ci abbiamo. Mettiamo subito il pezzo forte senza perderci in chiacchiere. È incredibile, bravo. Sto dicendo subito. Una GeForce RTX 2060. Vabbè, dai. Invece questo è un monitor. Monitor 144Hz, 27 pollici della Samsung, che al prezzo a cui si trova è veramente un best buy. Ui, questi termini? Sta parlando benissimo. Parlo un po' di come va nei vari giochi. Fortnite gira eccolo a lì. Sì. 200 fps circa. 200 fps. 200 fps circa, ho le impostazioni medie, se non erro. Utilizzo pure... E Minecraft? L'unico gioco che ci dice alla fine è quello, comunque. C'è solo Fortnite, ragazzi. Ho riuscito come voleva dirci come andava con i giochi. E ci dice, beh, ve ne dico un po'. Allora, Fortnite a medio, alto, sì. Estremo. E anche Minecraft. Ormai è vecchio Minecraft, è passato di moda. Non so se hai notato una cosa. Manca qualcosa in questa postazione. Manca qualcosa. Ho perso la mano, Rick, aiutami. A me sembra che ci sia una carenza su quella scrivania. Hai LED? Non esattamente, Mauri. Il mouse non dovrebbe appoggiarsi su qualcosa? Ah, il tappetone, raga. A questo punto, caro Samu Player, visto che non hai nessun tappetino, quindi manco dire, beh, ce l'ho, non voglio buttarlo via, non hai nessun tappetino. E visto che la scrivania non è grandissima, quindi magari quell'XL potrebbe non starci, ecco qua. Proprio fatto per te per appoggiarsi i potentissimi e pesantissimi mouse della Trust. È vero, com'è possibile? Mauri, secondo me l'ho già visto, sto tizio. Mi ricorda qualcuno, sto ragazzino. Ah, mica, non si vede lo schermo, calma, Mauri. Ma questo streamer. Uno potrebbe dire, fake, streami da 7 anni, ma io streamo da 7 anni su Twitch e vi assicuro che è diverso rispetto a YouTube. Mauri, facciamo da capo, facciamo esattamente come è stato prima. Benvenuti nel nuovissimo
Mauri, mi sembra di averlo già visto questo ragazzino. Mi sembra strano, non dovrebbe essere. Di quando è questo video? 5 agosto. Ok. Il PC è composto da un processore Intel 7. Ah, hai capito! Intel 7. Ah, quindi Intel i7, cioè la I è una ripetizione. Non voleva dire Intel Core i7, ha detto direttamente processore Intel 7. Magari è veramente così, non vorrei dire cagate, ma scopriamo che è veramente così. Ma vado a controllare, aspetta. Farebbe molto ridere. Ok, momento super quark. IT sta per Itanium. Itanium è un'architettura 64 bit che ha sviluppato Intel e funziona come spina dorsale per tutti i processori di serie I. Non sta per Intel, okay. Per fortuna. Bene. Ci hanno pensato. Non serve più a niente, quindi... Guarda, violento, mi sono spaventato. Anch'io faccio così con le cose che non servono per niente. Il case è carino. Il PC è composto da un case TD500 Mesh della Color Master. Sì, Color Master. Color Master. Maestro dei colori. Il mouse che arriverà nei prossimi giorni. La tastiera. Il tappettino. Però aspetta. Il tappettino, non raga, perché ovviamente non sapeva della sua esistenza, ma prenderà beh, certo, perché è agosto, era ancora agosto. Tra l'altro sono 800x300 millimillimetri. Millimillimetri? È troppo piccolo. Troppo piccolo, non è come quello raga. Ragazzi, benvenuti in questo ultimissimo video. Ragazzi, mi è arrivato il computer, ragazzi. Ragazzi, il computer, ragazzi. Vorrei ringraziare i ragazzi di PC Hunter. Ragazzi. I ragazzi di PC Hunter, raga, li vorrei ringraziare. Raga. Perché mi hanno fatto un computer veramente computer. Adesso io ve lo faccio ci sta, ci sta. Oh, ecco, senti le ventole. Come cavi. Guardate qua, la scheda video una 1080 Ti, raga. 1080 Ti, raga. Allora mi dispiace, mi devo smentire, le schede video non le abbiamo ancora fatte. No, quelle ancora no, ragazzi. Quelle ancora non le abbiamo fatte. Se qualcuno mi dice che c'ha la scheda video raga, è un bait. Perché io, il CEO del marchio raga, no, non è un'azienda, ma magari un giorno potrei diventarlo, il CEO di raga, non ho ancora fatto le schede video, mi dispiace. Ragazzi, questo è il momento più bello della mia vita. Ah, oh, sì. Ne ha avuti davvero pochi nella vita. è giovane. E ci sta, è giovane. Spellicolo il mio nuovo computer, raga. Ho inaugurato raga. Il mio nuovissimo. Allora, da oggi, raga, ho un marchio registrato come i paguri. Non puoi nominarlo così. Ogni volta okay. Che dico una raga, segnala. Ragazzi, a ogni raga dovete pagare la SIAE, ok? Ragazzi, non siete pronti ragazzi. A vedere quello che vi sto facendo vedere. Bomba! Mauri. È in prigione quell'evento. Ma che grata è? All'evento in carcere. Mauri, cioè, allora, scusa una cosa, ma la scrivania è stata verniciata con la vernice per i traghetti. Quello delle barche. Hanno staccato tipo un pannello da una barca e ci ha fatto la scrivania. Ragazzi, come... Ragazzi! Il tizio base è quello libero. Ecco. Ho preso un nuovo ragazzi, mi è arrivato nello scatolo di Amazon. Ragazzi, lo scatolo. Lo scatolo della scheda madre. Qui c'è lo scatolo della scheda madre. Comunque ragazzi, questo era il computer. È davvero fighissimo. Ci vediamo nel prossimo video e bella ragazzi. Non poteva mai finire questo video se non con bella ragazzi. Questo qui è, so già che dura poco, però ero curioso. Nuovo PC, 20 maggio 2022. Sarebbe una live, ma dura 29 secondi. Cioè, adesso vedrai il video e pensa che la descrizione del video è gioia, punto. Mi sarà contenta. Buongiorno amici, oggi è il 20 maggio 2022, ho il nuovo PC. Sono giornate fantastiche, finalmente è caldo. E viviamo nel migliore dei mondi possibili. Vi saluto e vi voglio bene. Fra poco vado al fiume con i miei amici Marco e Mauro. Ecco, è veramente contento. Sì! Sono venuti e l'ho scoperto. Conte e Draghi sono i peggiori. Siamo pronti per la terza guerra mondiale. È tipo la nemesi di Barba Scura. Esatto. Ok, ma adesso vedremo questo bel video. Se ti investe un treno. Se ti investe un treno e hai il ginovirus. Ma muori per il ginovirus. È merda. Palese. Mamma mia, mamma mia. Della morte, sta parlando è la classica cosa dei Novax che dicono che dicevano che i numeri aumentavano perché la gente moriva Poi il Covid. Che lo sapevano loro, loro grandi lo sapevano perché i grandi 27 morti per ginovirus. Ma vi rendete conto del numero impressionante? Ma lo sapete che nella vita si muore? No. Vi rendete conto che 200 anni fa noi uomini, per fortuna, morivamo a 50 anni e nessuno rompeva le scatole. Non dico niente che è meglio. Neanche per fortuna che ai tempi Mauri si moriva a 50 anni, cioè altro che adesso che arrivi fino a 80, 90, cioè... A volte anche oltre i 90. Ma dove siamo finiti? Ma che mondo di merda è un mondo in cui vivi 90 anni? Buongiorno. Sono le 11, sono venuti allo scoperto. Finalmente si sono manifestati. No, Mauri, in tutta la loro grandezza.
Gli alieni. Gli UFO. Era dal 92 che tramavano nell'ombra e finalmente sono venuti fuori i demoni. Bene, siamo stati presi in giro per più di 400 anni da un'elite veramente luciferina. Agivano nell'ombra, ma poi per modo di dire, perché non ci dice chi? Questi luciferini. Sembra un pentito della mafia. Bill Gates, che è stato ricevuto in Italia nel 2012 da Monti, ha detto che finalmente con la sesta 666 pandemia verrà veramente fuori il marcio. Ori, lui non è semplicemente negazionista del COVID, lui è convinto che ci sia tipo una setta satanica che ci vuol far credere di essere in una pandemia. Mamma mia. Io penso esistessero soltanto nei meme questi personaggi. Bill Gates quindi è il boss satanista. È Satana. È Satana Bill Gates. Ragazzi, non so neanche come commentare, cioè non pensavo esistessero queste persone davvero. La mia postazione da non gaming. All'inizio mi sono spaventato perché il canale si chiama Cremino 72. Ma sembra Cremlino. Ciao Cremlini. Ero preoccupato, ma per fortuna. Allora, posso dire che ciao Cremlini con la maschera antigas. Capisci? Il microfono dei cinesi, ovviamente. Da Amazon. Sì. Qua invece abbiamo un mouse. Mauri, quel mouse non appoggia sopra niente. È vero, è vero. Servirebbe proprio un bel mousepad raga che potete comprare con il link in descrizione. Non ho idea di perché nessuno l'ha mai fatto e adesso lo vostro. Mauri, ma è spettacolare sto ragazzino. Cosa fa adesso? No! Questa è benzina. La prossima iscrivetevi, io vengo a cercarvi. Posso dire che è effettivamente spaventoso uno che ti viene a cercare con la maschera di gas. Aspetta, hai presente il papà della ragazzina, quello che ballava, che era rapper? Certo, era rapper Bartolomeo. Il padre suo è rapper Bartolomeo versione staliniana. Mostra subito. Mi sa che era veramente Cremlini a sto punto. Ah no, aspetta! Sai perché si chiama Cremino? Non c'entra niente il Cremlino. C'è un video che si chiama Cremino, si mette la coperta, è il cagnolino. Questa musica. A Cremino sto dicendo. Sono terrificato. Vedi Mauri, avevamo il problema del non poter mettere la intro in cui ballo perché c'è il copere su Crank e discotec. Abbiamo trovato qualcosa a sostituirla. Sì, assolutamente.